che presumo sia qua. Ecco qua perché qui c'è il nostro orsetto seduto. Di disciplina, orso. Non sei pronto. Va a casa. Ares? Farmi catturare? Non c'è un riparo adatto. Ma questa è la tua fortezza. Però non sono più il capo del pollaio, giusto? Tornerai il re del castello non appena avremo recuperato la tua essenza. Come se gli dei saltassero di gioia al pensiero. Afrodite è sposata con Efesto. Pensa che ho sentito che ultimamente quel pazzo si sta dedicando alla pittura con le dita. E Zeus mi odia. Non è vero! Semplicemente preferisco la capacità militare di comando, la maturità di Atena, la musica di Apollo. Oh, dei, sono diventato mio padre. Guardati, Ares. Questo sei tu. Non ti interessa il giudizio della gente. Tu agisci e basta. Se le cose non vanno come dici tu, sei capace di radere al suolo intere città. Tu proteggi la tua gente e la tua famiglia. A qualunque costo. Sei terribile. E tra l'altro, sei sempre stato uno dei miei preferiti. Hai dei pessimi gusti. Forza, apriamo questa porta. Vieni con me. Dentro, stai scherzando? Se il vecchio me ha mai fatto qualcosa di buono, è stato proteggere quella fortezza. È attrezzata alla perfezione. Va bene, va bene. Troverò il dispositivo di tracciamento e tornerò fuori. Abbi cura di te. Quel posto sarà pieno di servitori di Tifone, lo sai anche tu. Ecco un'altra benedizione, Phoenix, nel caso tu debba affrontare di nuovo forze soverchianti. Grazie. Buona fortuna. Faccio il tifo per te. Allora, facciamo Oh, una non cosa. conoscevo questo lato di Ares. Forse l'ho giudicato male. Il grande e potente Zeus che sbaglia? Impossibile. Allora, prima facciamo una cosa, torniamo un momentino qua. Facciamo qualche potenziamento e poi facciamo la missione, perché sennò prevedo che poi le difficoltà possano essere un pochettino elevate. Il nostro tifone si è leggermente adirato. Con noi. Ah, c'è il comitato di accoglienza. Vada. No. C'è pure il ca... No, 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 no. No, 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 no. Vabbè, ci ha dato una mano. Aia, mi ha preso. Attenzione che questi. Sono letali. Cioè, sembra. Ma Dio. Ah, non t'ho visto a te. Maledetto. Allora, ho finito le pozioni, il che non è buono. Assolutamente. Sembra qua sopra l'obiettivo, dov'è? Sì?
Che brutto suono. Bruttissimo. Una cosa non si può sentire, oh. Che succede? Ah, bello, appunto. Si è aperto il portale. Ovviamente. E adesso... So cavoli. Perché lì dentro, come ci ha detto il nostro Ares, è pieno di creature di tifone. Agilissimo comunque, porca puttana, oh. Cosa una pippa io probabilmente, però. Magna! Tua! E vabbè. Le martellate, date, le sai dove le martellate, dai, e crepaci. Ce n'è un altro, poi vengo da te, tranquillo. Ancora, che sei tu pure? Ok. Ah, ma sta aspetta a me per fa. No! È rotto della cuffia. Allora, esploriamo un attimo e vediamo se riusciamo a trovare un pochettino di energia. Vi ripeto ragazzi, la colpa è anche mia che ho approcciato la missione, praticamente non mi sono curato e sono andato dritto, però... Oh. Dai, è sotto, t'ho detto! Non te ne andai in giro per le... No, perché non hai fatto la mossa del giaguaro? Non ti cazzo impelaga sulla scala! Ok, era buggato sulla scala. Allora, speriamo ci sia dell'energia. Comunque, ecco, bene, meno male. Ripeto, pure io potevo munirmi e organizzarmi meglio a livello munirmi di energia, invece me voglio complicare da... Ma se no il bello dov'è? Porco! Meno male, zona missione. Cavolo, sto colpendo. Tira. No, te col sto martello me fa. Non vola perché sennò fanno come con le mosche. C'è piano al volo. C'è niente da fare, eh. Sto martello in un modo o nell'altro, cioè questi con sto martello mi devono beccare costantemente. Allora, questo dice zona missione. Vediamo che c'è qua dentro. E atterrassi qui.
Mi prendo questa. E poi la tirassi su. Cioè piglio e te lancio là sopra. Ok, questa sarebbe la seconda scatola. Vediamo adesso come ritornare lì. Ci ritorniamo arrampicandoci. Semplicemente. Porcavolo. Anzi, sì. Ok, perfetto. L'abbiamo... Oh, che stai facendo? Ok. Ce l'abbiamo fatta. Una l'ho piazzata. Adesso piazzo questa e... A rigor di logica si dovrebbe aprire... Che è questo? Vabbè, non lo so che ho fatto, però... Qualcosa di brutto? Ma guardate, oh! La fisica tende una... Do cazzo l'hai la... gliela fatta, va! Una... Lancio da scatola sta live. Due. Andiamo ad aprire l'altro. No, allora, un secondo. Un secondo. Allora, una è questa. Una è questa. Sposta sta scatola. Metti sta scatola. Allora. Ok. Bene. No, no, non dobbiamo riportare di là. Ho detto una cavolata. Mazza che rottura di marones sta parte. No, perché non avevo colto. Che è? E state sicuri che secondo me questo è solo l'inizio delle rotture di scatole. Ok. Eh sì, e ci dobbiamo avviare verso... Chi è tutta... Oddio. Oh beh, ciao. Sì, vabbè, c'è sta pure... No, dai, che siete immuni. Mi sono salvato. Yeah.
metto Q. Lo. Ha detto bene, ragazzi, perché quello... quello con tutte quelle mani, quello è terribile. Quindi mi ha detto, cioè, nel senso, mi ha detto culos, però adesso come faccio a passare lì volando? No, devo mettere qualcosa lì. Vediamo un secondo. Che cos'è questo sound? Molto... ma anche no. Io ho detto nuova arma. Vediamo un secondo. Mi sa un arco. Vabbè, abbiamo fatto pandan, però secondo me era meglio quello di prima. Stai calmo. Sono la rinascita del mondo. Ma oggettivamente a me che me frega di mettere una scatola lì se posso far così. Vediamo che c'è qua. Anche no. Ehi! Cos'è stato? Oh, bene. Un'altra sala con 14 enigmi come quella di prima.